violenze, perché a delle persone innocenti, a dei bambini, perché hanno voluto fare queste cose senza un motivo che giustificasse tutto questo, perché non c'è una giustificazione. Ed è per questo che ho deciso di unire la mia passione con questo interesse, che ho nutrito anche negli anni. Ma io voglio dirvi questo, non è che perché ho scritto il libro allora sono speciale, come magari si dice. Io non sono speciale, ho solo voluto comunicare questo messaggio, tutti voi potete farlo. Ognuno di voi può prendere una piccola parte dei suoi ricordi e comunicarla, non per forza scrivendo un libro, qualsiasi mezzo va bene, ma voi dovete portare avanti quel ricordo. E soprattutto dovete seguire i vostri sogni e le vostre passioni, non frenarvi se le persone vi dicono no, ma non ce la farei mai, ma è troppo difficile, perché a me l'hanno detto. E invece adesso oggi mi trovo con questo libro in mano, che per me è un'emozione incredibile, perché non pensavo che ci sarei mai arrivata. Quindi io vi dico, seguite i vostri sogni e le vostre passioni sempre, e non dimenticate il passato, perché solo dal passato si può ricordare quello che è successo e impedire altre violenze in futuro e altre guerre distruttive. Quindi io vi faccio questo augurio di poter seguire la vostra strada sempre senza dimenticare il passato.